Allora passiamo alla premiazione dei primi tre atleti classificati nella gara junior maschile. Grazie, abbiamo anche Giancarlo, non solo il miglior fotografo di quelli che si chiamano Columbo di questa gara, non è solo questo, ma mi è anche molto gentile. Ok, perfetto, perfetto. Allora, terzo per l'atletica vicentina, Nicola Cristofori. Bravo Nicola. Allora, riceve medaglia e fiori. Alla base del podio ha la Coppa del Comune di San Vittorio Alona in ricordo di Giancarlo Sioli. Poi abbiamo secondo per la SD podistica Valle Varaita, Elia Mattio. Bravo Elia, medaglia d'argento e Coppa del Comune di San Vittorio Alona in ricordo di Angelo Cerriotti, il nostro presidente di qualche anno fa. E primo per l'atletica Lecco Colombo Costruzioni, Cogione Maggi. E invece Cogione riceve la medaglia d'oro e la coppa in ricordo di Umberto Martinelli. Chiediamo a Simone Cerriotti, il figlio di Angelo, di salire, anche lui da parte agli atleti, con un pochettino di distanza. Simone, ecco, guardate che bella questa foto, molto bella. Bravissimi ragazzi, questo era il podio della gara junior maschile e adesso ci concentriamo, tra una decina di minuti le chiameremo alla Corum sulla gara femminile. Fabrizio! Eccoci, ci siamo, siamo riusciti a intercettare il vincitore, tra l'altro ragazzi, non è neanche una goccia di sudore, è arrivato tra le in show test. Come è stata questa gara? Allora, prossima gara 12:40, sarà la gara junior senior promesse femminile. Qualche piccola anticipazione sui nomi delle atlete che si daranno battaglia qui sui campi di San Vittorio Alona, poi le presenteremo alla partenza. Ma abbiamo con il 19 Gloria Barale, 18 Anna Arnaudo, 17 Elisabetta Iavarone, 16 una promessa è del 2000 Michela Moreston, 15 Alice Gaggi, 14 Silvia Oggioni e poi entriamo nel clou delle ragazze, numero 13 Nicole Maiori, appena recente vincitrice del concorso al Campaccio, 12 Nicole Reina, vincitrice dei campionati italiani di cross corto,
11 Rebecca Lonedo, terza classificata agli italiani, 10 Giovanna Selva, giovane promessa, allenata da Severino Bernardini, numero 9, tenetelo a mente, Seai Gemeciu dall'Etiopia, recente vincitrice del Campaccio, numero 8 Adisalem Tengen dall'Etiopia, anche lei si è classificata seconda in società agli italiani, numero 7 Sheila Chelangat, vincitrice dei trials in Kenya, numero 6, ricordatevi che il numero 6 è sempre un numero rappresentativo per la Cinque Mulini, Beatrice Cebet, campione del mondo under 20, numero 5, dall'Etiopia Alemi Tutariku, vice campionessa del mondo under 20, con numero 4, Clementine Ugandanga, con numero 3, vincitrice dei societari di Campi Bisenzio, Francine Nyokumunzi, numero 2, dal Ruanda Adeline Musiabebu, e con il numero 1, campionessa italiana di maratona, Giovanna Epis. Queste sono le ragazze che si daranno battaglia sui campi di San Vittore Lona a partire dalle 12:40. Con Gione Maggi, il vincitore della gara juniores dell'ottava novesima Cinque Mulini, era una gara francamente dal pronostico aperto, e tu ti sei inserito in questa gara aperta. Come l'hai interpretata? Allora, siamo partiti davvero forti e pensavo all'inizio di non tenere, perché comunque era troppo fatto per il mio livello, e solamente che poi hanno rallentato quelli davanti, comunque ero lì col gruppetto di testa e ha rallentato davvero tanto, e in un momento ho detto qua proviamo, perché comunque stavo bene. Sono partito al secondo giro e effettivamente gli altri erano ancora più stanchi di me, evidentemente. E niente, ho fatto quello strappetto lì, è risultato molto efficace, anche perché alla fine sono arrivato alla vittoria. Hai saputo cogliere l'attimo per questa gara, che sicuramente ti proietta in un'altra dimensione, quantomeno per la piccola fama che ti regalerà in questa stagione. Su cosa ti concentrerai? Allora, io comunque con la mia allenatrice così pensavamo, cioè... Salutiamola, diciamo il nome. Maria Righetti dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni, e pensavamo comunque di puntare sui 5.000, comunque anche sui 3.000, 1.500, una base di velocità che a me manca molto, e insieme a quella anche forza, e niente, cercheremo di allenarci il più possibile, poi vedremo cosa esce fuori nei risultati alle gare. E allora ritroveremo con Gione Maggi su pista, bene, buon riposo e buona festa. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Dove è questo? Grazie, ciao. Bravo, complimenti, bravissimo. Ma perché hanno fatto più Pfizer? Perché dipende, secondo me. Niente nessuno, Daniela, giù, non volevo rubare niente a nessuno. Il sindaco di Legnano, bravo, ecco di lì, il sindaco di Legnano, ricordo che la Cinque Mulini ha ricevuto, oltre che al patrocinio di Regione Lombardia, che è sempre vicina alla nostra manifestazione, anche il patrocinio chiaramente del comune di San Vittore Verona, che ci mancherebbe, ma anche il patrocinio del comune di Legnano, perché siamo veramente molto confinati, chiaramente ci fa molto piacere questo gemellaggio anche con il comune di Legnano. Grazie al sindaco Radice per la sua presenza. 2 minuti alla call room per le ragazze in partenza alle 12:40. Per cui inizio gentilmente a chiedere a tutte le ragazze impegnate nella gara senior junior promesse femminile, se
che possono iniziare a avvicinarsi alla call room. Tra pochi istanti inizierà il processo di spunta da parte dei giudici e la preparazione per la partenza. Ricordo anche a loro, circa primi 500 metri con la mascherina. So benissimo che è una sofferenza, ma poi dopo i primi 500 metri almeno per la gara la mascherina potrà essere tolta e dovrà però gentilmente essere posizionata su naso e bocca appena dopo il traguardo. Grazie ancora a tutte le atlete per la collaborazione. Stessa comunicazione vale per tutte le persone che sono all'interno della zona di gara: mascherina su naso e bocca, distanziamento il più possibile e igienizzazione delle mani. Ormai l'abbiamo imparato in quest'anno e passa che queste sono le regole d'oro. Per favore rispettatele anche qui all'interno della zona di gara. E ricordo ancora, la gara è senza pubblico, per cui chi non è accreditato o non è iscritto come atleta ci può guardare. Ormai manca poco, 12:35 abbiamo detto, diretta Rai Sport fino alle ore 14.